Questa mattina l'abbiamo portata in protesta perché noi siamo stanchi, stanchi di questo governo e questa Unione Europea che ci sta massacrando. A me mi viene da piangere perché siamo 4 generazioni di allevatori e abbiamo finito tutto adesso. I nostri figli, i miei nipoti vogliono continuare, ma non c'è futuro. Lui è Lorenzo e anche Iole, la mascotte della manifestazione, sembra abbia gli occhi lucidi. Oltre 50 trattori e 300 manifestanti hanno sfilato in corteo dallo stadio Angelini di Chieti fino al consorzio di Bonifica Centro. Sono stanchi, dicono, per una situazione divenuta insostenibile e ora ci si mette anche l'Europa. Nel mirino la gestione del consorzio di bonifica, il caro bollette, l'acqua che non c'è, le condotte malandate, il commissariamento da 7 anni. Patrizia D'Agostino, Comitato Bonifica Sostenibile, parla di attacco all'agricoltura. E ci dispiace anche oggi constatare che siamo solo noi. Siamo noi agricoltori, abbiamo anche Iole che è venuta a protestare, siamo tanti cittadini, anche comuni cittadini che hanno poi questo grosso problema locale che è il consorzio di bonifica. Lo abbiamo detto e ridetto, da 2 anni è un ente gestito, diciamo, tra virgolette, in maniera non consona ai dettami di legge. E il commissariamento del consorzio da 7 anni è diventato un problema perché non si può fare programmazione, afferma Eugenio Giansatte del Comitato Bonifica Sostenibile. Il servizio è diventato proprio, ci danno l'acqua per pochissimi mesi l'anno e durante il periodo che noi possiamo avere l'acqua ce l'abbiamo un giorno sì e 3 no. Denunciate dunque il caro bollette rispetto a questi servizi che voi dite non ci sono. Sì, esatto. Da imprenditore posso confermare che se vado a fare un servizio ad un cliente e questo servizio glielo faccio male, non gli posso chiedere anche il doppio di quello che gli ho chiesto l'anno precedente. A sostegno degli agricoltori anche sindaci e cittadini, l'assessore al comune di Cepagatti, Camillo Sboggia. Il consorzio di Bonifica Centro negli ultimi anni è in pieno degrado, aumentano le bollette, l'acqua non c'è, le rotture tutti i giorni e non c'è un interlocutore. Questo commissariamento è veramente stato un grosso disastro per tutti gli agricoltori. Io sto qua stamattina proprio per manifestare perché innanzitutto è un fatto grave che è quasi a 2 mesi dalle elezioni ancora si insedia il nuovo consiglio, perché certamente con un presidente e un consiglio di amministrazione che potrebbe interloquire con gli agricoltori la cosa potrebbe cambiare.